Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere, come sempre qui con me, Perry Falbo. Ciao Perry! Ciao Serena, ciao a tutti! Allora, oggi parliamo di questa materia sconosciuta, ovvero la Cabala, che porta sempre, insomma, diciamo un po' di confusione anche ovviamente in chi non la conosce, in chi non la studia. E lo facciamo con Vittoria Fornari. Ciao Vittoria. Ciao ragazzi, bentrovati. Ciao a tutti. Ciao Vittoria. Bentornata e ben ritrovata a te. Vittoria. Allora, oggi quindi parliamo di questa materia sconosciuta, Vittoria, che è la Cabala. Ne parlavamo poi tra l'altro fuori onda, che già nel modo di scriverlo ci sono tante, c'è confusione, nel senso che spesso e volentieri diciamo, ah, ma come va scritta? Con la C, con la Q, con la K? Ci va l'H o non ci va? Uno o due L? Sono tutte queste cose che creano. Ma che tu ci dicevi è solo una traslitterazione, quindi in realtà Cabala è Cabala. Cabala. Però, esatto, quindi Vittoria, io ovviamente lascio subito la parola a te per parlarci di questo argomento e fare anche tanta chiarezza in chi ha magari tanta confusione in merito, perché magari c'è anche qualcuno che ha solo delle nozioni un po' qua, un po' là, quindi non la studia dettagliatamente, però insomma anche quelle nozioni, come dico io, un po' qua, un po' là, almeno devono essere corrette. E premetto anche, prima di lasciarti la parola, se mi permettete, che Vittoria tiene corsi di Cabala, quindi ovviamente non stiamo parlando solo di conoscere questo argomento diciamo a livello prettamente teorico, ma insomma Vittoria, tu sei dentro a questo argomento. Certo, grazie, grazie Serena. Allora, innanzitutto, proprio voi amici e altri mi avete fatto capire che a volte si parla di argomenti che si conoscono come fossero acqua, cioè normali, semplici, ma sono semplici per te che ne parli, molto meno per chi ascolta, che ha tutto il diritto di non averne mai letto niente e averne mai sentito niente. Tra l'altro, proprio grazie a questo e grazie a questa apparente non chiarezza, già visto dal nome, l'abbiamo visto prima insieme, come si scrive Cabala? Gli americani lo scrivono con la K e lo fanno finire con la H, poi mettono due B, a volte una sola. Gli spagnoli lo scrivono come probabilmente è stata scritta originariamente, cioè Cabalà con la C e due B, perché Cabalà vuol dire cavalla, perché quello che bisognerebbe sempre ricordarci è che la parola Cabala per la prima volta nel mondo, non la prima volta in Europa, no, la prima volta nel mondo, è stata scritta dopo il 1000, dopo l'anno 1000 dopo Cristo, in Provenza, perché non era un termine ebraico. C'erano termini che indicavano la tradizione orale, ma si chiama Mishnah, spiegazioni del Talmud, la Meforah, tanti termini che indicavano la tradizione anche più esoterica, intesa come, in realtà loro la intendevano come teurgia, perché il discorso ebraico, così come approda anche in tutto il resto del mondo, perché la Cabala la immaginiamo di provenienza ebraica. Io vedo la tua faccina, Perry, ma ho detto che questa volta voglio proprio fare chiarezza, perché di favole sono un po' stanca, sinceramente, no? Allora, sì, scusami, è la faccia di uno incuriosito perché... magari rappresento il pubblico che, come dici te, non è molto avvezzo, non
ha studiato molto, però molto interessato e magari da questi spunti, se sono anche ben preparati come li fai tu, viene interessato e rapito. Quindi avevo la faccia di una persona rapita. Sì, io ne sono un po' rapita. Va bene, dopo ti riporto a casa. Ti prometto che ti rapisco un po', ma dopo ti riporto a casa tua. Allora, ragazzi, sì, questo credo che sia importante. Quando si usano le parole, come anche Serena ci raccomanda spesso, guardiamo da dove vengono queste parole, come sono state formate. Perché? Dicevo, quando la tradizione anche esoterica medio orientale, sintetizziamo, quella ebraica arriva in Provenza, cioè arriva comunque in Europa, e si tratta di religione e al massimo si tratta di teurgia. La parte pratica e anche esoterica di conoscenza che stia dietro a quella lingua misteriosa con cui è stata scritta la Bibbia e quasi niente altro, perché questo va detto. Altri testi, a parte la Mishnah, che guarda caso, ad un certo punto è stata messa per iscritto la cosiddetta gli insegnamenti orali, non tutti, ma molti. Ma anche lì siamo in Medioevo, siamo nel periodo medievale. Questi, il resto degli scritti, anche ebraici, erano scritti in aramaico, i Vangeli. Quando si parla della lingua della Bibbia, la lingua degli ebrei, si parla dell'aramaico, perché la lingua, la Bibbia che veniva letta anche 2000 anni fa, era parlata in aramaico, che è la lingua che si è diffusa. Certo che proviene da una lingua che è chiamata, non da me, dai linguisti, dalle cattedre in linguistica di tutte le università del mondo, compresa Tel Aviv, è chiamato paleoebraico, paleolitico. E questo paleoebraico, è una delle lingue che derivano da un'unica lingua comune a tantissimi popoli che si chiamava proto-semitico. E sto parlando di qualcosa come 7.000 anni avanti Cristo. E queste date non sono di fantarcheologia, sono proprio testimoniate da linguisti e archeologi. Quindi noi stiamo parlando di una conoscenza che si è tramandata attraverso nicchie sapienziali di diverse civiltà, prima di tutto quella caldaica, ma anche quella accadica, da cui poi viene lo zoroastrismo, il mazdeismo, quella caldaica da cui viene l'epopea dei grandi re sumeri, l'epopea di Gilgamesh. E se qualcuno non l'ha letto, c'è un libro straordinario e poetico, se mi permettete, precedente alla Bibbia, che è l'Emunah Elis. L'Emunah Elis è una genesi molto poetica, dovete lasciarmelo, proprio parla di questi personaggi che arrivano sulla terra e dividono il dominio, delle volte litigano un po', delle volte vanno d'accordo, qualcuno si affeziona a questi esseretti che sono gli esseri umani, qualcuno meno, dice che noi dobbiamo lavorare e stare zitti. Insomma, sono vecchie storie, no? Ormai ce lo siamo dette tante volte. Ci sono delle vecchie storie, a volte imbarazzanti. Ma venendo più vicino a noi, la tradizione cosiddetta mosaica, cioè di Mosè, che è la tradizione cosiddetta biblica, fa parte diciamo, del pacchetto ebraico, non più semitico, dove troveremo anche l'arabo meridionale, quello, vediamo la lingua fenicia da cui vengono ormai quasi tutti gli alfabeti moderni, vengono tutti da questa lingua
chiamata proto semitico, di cui il palo ebraico è una derivazione un po' legnosa che si perde facilmente dopo il paleolitico, si perde rimane come geroglifico, rimane un tipo di scrittura cosiddetta sacra per le cose sacre, per i racconti che sono sacri. Poi per il parlare, per il leggere, per lo scrivere c'è l'aramaico, che anch'esso viene dal cananeo, perché comunque anche la gente che poi si dirà ebraica, ricordo sempre che la radice fonetica avr, da cui viene arabo, è la stessa in fenicio da cui viene evr, che poi diventa ebreo. Quindi un ebreo e un arabo può darsi che siano geneticamente, ma anche culturalmente, dello stesso ceppo. Ma poi sappiamo, no? Questo gruppo, perché a questo punto, scusate, diciamocelo, questo gruppo di arabi che dicono noi di più, cioè noi facciamo un patto col nostro Dio, questa è la storia del Genesi. Noi facciamo un patto con noi, famiglia di Abramo, facciamo un patto con uno degli dei, con un Elohim, che si firma con un acronimo Yud-Heh-Vav-Heh. Questo Yud-Heh-Vav-Heh fa il patto con questa famiglia e con i suoi discendenti, che per sempre, se loro lo servono, lo obbediscono, stanno ai suoi comandamenti, lui li farà grandi, non solo, lui gli darà la vittoria su tutti i popoli del mondo, su tutta la terra. La famiglia di Abramo e i suoi discendenti non sono tutto il popolo ebraico, anche nel Genesi, sono una famiglia, una scuola, come lo vogliamo chiamare. Ma questa scuola, questa famiglia, gli sono state date degli strumenti. Sapete che addirittura c'è la leggenda che ad Abramo viene consegnato dei libri, delle sapienze. Addirittura l'arcangelo Metatron darà, è un arcangelo, un pezzo grosso, darà del Sefer Yetzirah, che è un libro di sapienza, che spiega come, che è un libro di ingegneria genetica, ti dice come si fanno le cose, come si realizza la vita. Le formule, se le sai leggere. Ci hanno fatto il golem, no? È una leggenda, certo, adesso non voglio approfondire. Mi interessa approfondire un altro aspetto. Poi sappiamo che la Palestina, portata via da sempre ai cananei, ai palestinesi, questo gruppo è un po' guerrafondaio, no? Porta via quello che può, a chi riesce, a popolazioni forse meno agguerrite. E si fanno uno stato addirittura. Deve essere uno stato molto piccolo, perché storicamente ne troviamo molte poche tracce nelle popolazioni dell'epoca. Però nella discesa di Alessandro Magno, quando conquisterà, partendo dalla sua terra, dalla Grecia, andrà prima verso Oriente, poi tornerà indietro attraverso, più a sud, attraverso Babilonia stessa, poi l'Africa del Nord, lui conquisterà quelle terre, c'è una dominazione greca e poi quella romana, che alla fine quella dominazione romana ha, come dire, ha scalzato, no, quella greca in tanti paesi, in tutti praticamente. Bene, in quei periodi dei rabbini, non degli ebrei, che facevano, che so, gli artigiani, ma i rabbini, coloro che comunque erano detentori della tradizione di Abramo, vanno, perché tanto loro hanno imparato da che nascono, che loro devono essere i padroni del mondo, vanno a prendere quel che c'è, no? Quindi vanno, si incuneano, seguendo le conquiste arabe, si incuneano in Europa, si incuneano in Spagna, dove addirittura troviamo Narbona, troviamo delle grosse università, se così si possono chiamare, di scuola rabbinica. Ma ancora non si parla di Kabbalah e si
parla della legge mosaica. Si parla della conoscenza che Mosè ha ridato al popolo, dopo che se l'era in teoria dimenticata, diciamo così, da Abramo, aveva reistituito l'ebraismo. Poi ci possiamo discutere se Mosè era davvero un ebreo o, come sembra dagli studiosi più seri, anche israeliani, probabilmente era un egizio, anche dal nome Mosè. Noi diciamo Mosè, ma in realtà è Mosè, Mosè era un nome egiziano. Ma non importa, adesso io non voglio neanche discutere di questo, perché non è la mia materia. Io studio la lingua. E di più ancora, ho studiato le lingue ancora viventi, perché non sono molte le lingue antiche che ancora possiamo pronunciarle. Perché io posso anche amare il greco antico, posso amare il latino, ma io non so neanche come veniva pronunciato. Perché, mi dispiace, ma non c'erano i video quando era vivo Cicerone, io nei suoi discorsi scritti così faticosamente, quando ero a scuola dovevo tradurre Cicerone, come l'ho detestato. Però io non so come pronunciava, perché non c'erano i registratori. Sono tutte ilazioni. Quando diciamo il dittongo lo leggi così, questo lo leggi così, ma chi l'ha detto? Io non c'ero, ma neanche molti che sputano sentenze. Quando invece ci troviamo di fronte a delle lingue, neanche antiche, ma proprio arcaiche, perché stiamo parlando 7000 avanti Cristo, e che ancora hanno mantenuto, anche se attraverso un popolo più o meno antipatico, però hanno mantenuto la tradizione della fonetica. Sapete che non c'è neanche nel sanscrito? Sapete quanto io amo il sanscrito? Quanto amo i mantra? Quanto amo il Veda? Quanto mi piace leggerlo, declamarlo? Sapete che anche il sanscrito, come il latino, non sappiamo assolutamente come veniva pronunciato? Perché dopo 700 e rotti anni di occupazione inglese in India, non sapevano neanche più parlarlo, non sapevano, lo sapevano leggere, perché come il latino veniva insegnato nelle loro scuole. Ma come si legge, cioè il suono, non è come si scrive una lingua. Sapete che quando è uscita la questione tibetana, che avevano ancora i mantra, perché loro ce l'avevano dal 600 avanti Cristo, abbiamo portato il sanscrito, non il Veda perché non gli interessava, però i mantra, improvvisamente abbiamo capito come si leggevano. E se voi fate caso, una scuola di induismo, di pratica induista, ce ne sono anche in Italia, sto dicendo quelle vere, non quelle della domenica, ma ce ne sono anche in Italia, scuola di induismo che recita mantra e il lama che recita mantra, finché ce n'era ancora qualcuno dei vecchi vivo, perché purtroppo li stiamo vedendo, è chiaro, in tanti anni, li stiamo vedendo un po' cadere, sentiamo che li pronunciano diversamente, perché la fonetica è diversa. Allora, queste lingue antiche e arcaiche, ma che ancora oggi le possiamo pronunciare, ci restituiscono qualcosa che le altre lingue sapienziali non ci restituiscono, e cioè la frequenza del suono, che guarda caso era proprio quello che veniva a dire cosa c'è di magico in un mantra, il suono, la frequenza, e ce lo insegnano le piante, perché le piante sono sensibili alla frequenza. Io posso mettermi davanti a questa piantina, che tanto mi vuole molto bene, mi ha fatto i fiori tutta estate nonostante il caldo, che è una tamaia. A tamaia io posso anche recitarle, che ne so, le leggi della termodinamica, ma non è interessata. È interessata alla gentilezza della mia voce, anche se le dico, ieri sono uscita e ho preso un panino, grazie. Non è nel significato.
Però se noi parliamo nella nostra lingua, il significato condiziona, cioè il contenuto della frase condiziona la pronuncia. Ho detto grazie, non a caso, nel dire grazie il mio cuore è contento. Non dico grazie se lo dico per... Sì, posso dirlo per dispetto, ma il suono è diverso. Provate. Quando dico per gratitudine sincera, grazie Serena, grazie Pieri che siamo qui oggi insieme. Sentite questa frequenza. Se io dico grazie al cavolo, oggi è fresco, mi ha piovuto in testa, senti che frequenza diversa. Ho detto grazie uguale, la frequenza è diversa. Allora, per questo i mantra hanno sempre delle immagini che vengono chiamati yantra, cioè immagini geometriche che sono abbinate, perché, e dei colori, perché questo deve focalizzare il praticante su un'emozione. È l'emozione che dà frequenza alla voce. Le lingue di sapienza, come è il sanscrito, certo, e come è questo paleoebraico, sono lingue che se tu ne conosci la fonetica e soprattutto le immagini che sono tramandate, ecco che quel suono porta la frequenza giusta che prima non c'era nella tua vita. Ecco perché, fateci caso, i cosiddetti, qualcuno dice, ah, i maghi neri, ma sono dei disgraziati. Cioè, una persona che maledice, ma intanto non capisci che lo pronunci, prima a sentire quella pronuncia sei tu, farà pur male prima a te che agli altri, sempre che possa arrivargli. Fa male a te, perché se l'altro a cui volevi mandare la maledizione è un cuor contento, è una serenità intera, è uno che ringrazia tutte le mattine, di maledizioni ne prende poche, eh? E non è una sfida, mi raccomando. Tornando a noi, quando questa popolazione è un po' chiusa, o meglio, quelli di loro che hanno la sapienza tramandata, la sapienza del Rabbi Mosè, Mosè, quindi la sapienza della Torah, Torah è il nome che loro danno alla Bibbia, che infatti vuol dire nascosto dentro la Bibbia c'è il nome di sapienza. Lo studio della Torah dà il Masse Torah, la via della Torah, che è quella dei rabbini. Loro conoscono, non parola per parola, lettera per lettera. Dentro la Torah ci sono dei segreti, ci sono delle formule, ci sono delle cose che non avete idea. Questo per loro era la tradizione. Ma io ho fatto qualche anno fa uno studio che vorrei sottoporre proprio al curioso. Quando senti finalmente parlare di Kabbalah, è esattamente in quel periodo in cui nella scuola rabbinica, all'università di Gerona, e di Tolosa, entra quella che noi chiamiamo la Kabbalah, cioè la parte mistica. Dopo, da ebraismo come religione, quindi come teologia, come fosse stata una facoltà di teologia, diventa improvvisamente una filosofia. È un bel passo, sapete, dalla religio alla filosofia è un abisso, perché la religione non si discute, questa è la legge di Mosè. La filosofia è: bene, tu hai pensato, il tuo pensiero è questo, il suo pensiero è quest'altro, passa Serena e mi dà questo commento, perché la filosofia è l'esercizio del pensiero, dell'intelligenza astratta, giusto? Concordate? Bene, per favore, ragioniamo, quando è che questo fenomeno accade? Quando nei circoli della Provenza, passando dall'Occitania, era successa la seconda crociata. I catari, quindi i cristiani, hanno massacrato i cristiani, perché non erano cattolici.
e perché avevano una strana sapienza che loro consideravano segreta. E da dove veniva questa? Perché sui Pirenei, in Occitania, da dove si è sviluppata? Partendo dalla Provenza, ma già verso il Parco del Rodano. Perché c'è una vecchia storia. E la vecchia storia è che quando i Romani fecero le loro ripercussioni contro i Nazarei, i Nazirei, che erano, non erano nati a Nazareth, ma erano un gruppo vasto, molto vasto, di controcultura, o meglio, erano un gruppo di ebrei tra gli ebrei che volevano che il Sinedrio e i farisei, anziché pensare sempre agli affari, cacciassero i romani che impedivano al popolo di praticare la religione di Mosè. Portavano confusione, portavano di nuovo il vitello d'oro, no? Che è sempre stato il dio contrario alla religione, no? Badare ai soldi, pensare, vitello d'oro, guardate adesso, non ho visto il vitello, ma ho visto molti altari al vitello d'oro. Le persone si immolano per questa religione del denaro. L'importante è avere, la filosofia dopo. Allora, i farisei alla fine, sì, è vero, erano falsi e ipocriti, come ha detto qualcuno, ma erano dei commercianti, volevano la vita tranquilla, volevano, perché quando la vita è tranquilla, i commerci prosperano. Rispetto a quando si è in guerra o quando si è in scontro. I Nazirei erano un gruppo diverso dagli Esseni, ma non così diverso. Nascevano questi due movimenti dallo stesso desiderio di purezza ebraica della legge di Mosè. Quindi, mentre gli Esseni dicono, vabbè, qui non si può, non ce la possiamo fare, i Romani hanno le spade e i nostri governanti gliele affilano. Allora gli Esseni vanno sulle grotte, vanno sulle montagne e si chiudono lì finché i Romani poi non andranno a sterminarli. I Nazirei la pensano uguale ma diverso, perché dicono sì sì, è così che noi vogliamo vivere la legge di Mosè. Però vogliamo insorgere contro i romani. Ci sacrifichiamo, qualcuno di noi si sacrifica, si mette in mostra, tiene comizi, trascina il popolo deve risvegliarsi, il popolo deve capire che a Cesare deve dare il valore che ha Cesare, cioè la moneta, il commercio, quel che volete, ma al nostro Dio dobbiamo dare ciò che è di Dio, cioè il nostro animo. Nostro animo ebreo, per loro era così. In questo brutto periodo, in questo brutto momento, perché i momenti di ribellione sono sempre tosti, noi naturalmente la maggior parte di persone non è in questo momento informato, ma c'è un paese nel sud-est asiatico che sta vivendo una cosa di questo genere con il buddismo. C'era un paese buddista che ha subito un golpe e adesso sta soffrendo, i buddisti stanno molto soffrendo lì. E si chiamava Birmania quel paese, adesso si chiama Myanmar. Io sono in contatto con dei monaci che stanno scegliendo di scendere in piazza con le mani nude contro i militari. Naturalmente non finiscono bene, perché l'idea è che il sacrificio risvegli le coscienze. Questo facevano i Nazirei. Uno di questi si chiamava Joshua, faceva il falegname. Non mi occupo di religione, non mi interessa. Però c'è questa storia che quando questo Joshua viene crocifisso come tutti i nemici di Roma, chiedete a Spartaco, a Roma, stati crocifissi in Italia, milioni di persone, tutti coloro che offendevano o l'immagine dell'imperatore di Roma o si opponevano allo Stato romano, il grande impero in quel periodo, no? Bene,
quando anche lui morì, non morì, viene salvato in qualche modo, non lo so, non c'ero. Però di una cosa ne ho un forte sospetto, perché ci sono le tracce, e cioè che un gruppo di suoi, la sua famiglia proprio, la compagna, la zia, un'amica, un cugino e la moglie, il suo amico d'infanzia Lazzaro e le sue sorelle Marta e Maria, detta la Maddalena, a un certo punto scappano, prendono una barca e scappano. Una barca che a un certo punto perde i remi, perché non c'era Pietro, loro non erano marinai. E senza remi le correnti, è una favola, è una storia, un mito forse. Io ve lo racconto come un mito. Questa barca arriva e si ferma, proprio fa il giro intorno alla Spagna, si incunea nei golfi della Provenza, alla foce del Rodano, dove ancora oggi chiunque può andare, c'è un luogo che si chiama Saint-Marie de la Mer, le Sante Marie del Mare. E arrivano tre Marie su quella barca. Maria Gioffa, una cosa del genere, Maria di Magdala, cioè la Maddalena, e un'altra Maria, mi ricordassi come si chiama. Tre Marie. Insieme ad una cosiddetta serva nera, che si chiama Sara, e forse un'egizia, non si sa. Se voi andate a Saint-Marie de la Mer, ci sono la statua di due Marie, una è una zia e una credo che sia la moglie di un cugino di Gesù, se vogliamo chiamarlo così, e queste due Marie vestite come due sante hanno questa immagine votiva, questa statua, vestita addirittura di stoffe, nella chiesa del Saint-Marie de la Mer. Giù nella cripta, al buio, c'è la statua nera di Sara, vestita anch'essa. Non c'è Maddalena. Perché non c'è Maddalena? Perché lei lì, in mezzo agli altri, in mezzo alla gente che chiede, che ti tocca, che ti compra, che devi fare l'elemosina, lei non ci sta. E insieme ad un altro che è arrivato con loro su quella barca, che è Massimino, vanno verso le montagne, il posto che assomiglia di più a casa loro, che assomiglia di più alle montagne del Mar Morto, dove andavano a rifugiarsi gli Esseni, no? E anche adesso quel massiccio si chiama la Saint-Baume, cioè la Santa Grotta, dove si dice che Maria Maddalena abbia passato gli ultimi anni della sua vita, mentre San Massimino, adesso è un paese, lì sotto la Saint-Baume, si ferma a valle per cosa fanno con la popolazione. A qualcuno insegnano, pochi, perché poca gente voleva questo cristianesimo così diverso da quello della Chiesa. Ricordatevi, c'era, cioè, non, come dire, non era aria in quegli anni. Ma guarivano con l'imposizione delle mani, scacciavano il male o i demoni, come vogliamo chiamarli, con l'imposizione delle mani, mentre la Maddalena sta nella grotta, raccoglie le erbe per guarire e va, quando la luna è piena, va in cima a quella montagna a cercare quell'unione mistica col suo sposo, che evidentemente non è più vivo. Dopodiché scende con queste erbe benedette e con quelle guarisce le persone. In quei luoghi ci sono ancora quelli che si dicono i suoi resti, ma a parte le ossa, che hanno comunque una particolarità, la particolarità delle ossa presunte della Maddalena è il fatto che profumano ancora dopo 2000 anni. Quando si apre la teca esce un profumo incredibile. Per questo è stata individuata anche una sua mano molto più a nord, portata via, ma che in effetti se apri la scatola profuma. Ma non è della Maddalena che oggi vi volevo parlare. Considerate, lei e Massimino rimangono in Provenza.
Le due Marie e Sara stanno nella foce del Rodano e guariscono le popolazioni lì intorno. Pensate, lì attaccato c'è la Camargue, una terra dura ancora oggi, che però ha dei simboli particolari. La Camargue ha dei simboli che ha fatto stemmi, gli stemmi che sembrano es di un esoterico cristianesimo delle origini, che non ha nulla a che vedere con la Chiesa cattolica, ma che troviamo tra i catari. Perché il cristianesimo dei catari è particolare. E quando molti anni, ah scusate, e Lazzaro andrà a predicare a Tolosa. Tolosa, altra città fortemente esoterica anche oggi. I simboli che loro hanno disseminato, li troviamo fino ai Pirenei, fino alle Terre Catare. E guarda caso, tutto rimane sotto il pelo dell'acqua, nessuno ne sa niente, fino a che i cattolicissimi sovrani della Spagna cacciano, al tempo di Maimonide, cacciano gli ebrei. Era l'unico modo per non pagare i debiti, no? Li cacciano. Cacciano i rabbini e loro cominciano, alcuni che magari non erano neanche rabbini, forse sì, non lo so, perché i rabbini, quelli di casta, se vanno nelle corti, vanno come maghi di corte, arrivano con dei libri, dicendo io ho il libro magico, io sono un grande astrologo, io sono un rabbino, ho la sapienza di Mosè, posso far grande la tua casata. Non si oppongono naturalmente al cristianesimo, fanno quello che oggi viene definito i mago. Faccio il mago. Li troviamo nei Gonzaga, andranno a Milano, cioè si vanno a incuneare là dove trovano asilo e chiaramente sostentamento, perché loro sono scappati. Chi voleva salvare la vita dalla Spagna doveva fare due cose: o diventare un marrano, cioè da ebreo convertirsi al cattolicesimo, come fa qualcuno per salvare la vita e non lasciare la propria casa, oppure devono scappare dalla Spagna, salva la vita, con quello che possono portare con sé, ma i loro beni sono tutti confiscati. E quindi è chiaro che arrivano in Europa che non hanno niente. Ed è poi il motivo per cui di quel periodo abbiamo in genere, le biblioteche hanno rinvenuto libri, cosiddetti anche grimori, che in teoria hanno lo stesso titolo ma sono uno diverso dall'altro. Ve ne parlo di uno che amo molto, che è Seferi Yetzirah, testo antichissimo, se ne parla nel Talmud. Bene, ce ne sono quattro versioni diverse, si narra che avesse 400 capitoli, adesso versioni fino al quarto capitolo sono quasi uguali e poi c'è il quinto e il sesto capitolo che sono uno diverso dall'altro. Gli altri, per arrivare a 400, non li ha visti nessuno. Quindi o è una favola o come è credibile, come fanno queste, fa parte della cultura ebraica, te ne danno un pezzo, solo un pezzo, oppure ne cambiano delle parti. È il loro modo per preservare nella loro mente la purezza, la loro eredità, non so dire, non faccio parte. A me interessa un'altra cosa. In quel periodo, quando anche dalla Spagna scappano verso nord, alcuni, guarda caso, cenacoli esoterici, ma sinceri, diciamo che non in vendita, si incuneano tra la gente proprio in Provenza. In Provenza troviamo i circoli di Isacco il cieco, chiamato rabbi dai suoi, ma non si sa se è un rabbino o meno. Isacco di Acco e altri in circoli, innanzitutto misti, non solo maschili e non solo ebraici. E lì, fra questi scritti, appare la parola Caballà, cavalla. Perché dalla Spagna loro sono scappati velocemente e chi va a cavallo, come mi può assolutamente avvallare,
se devi correre in fretta, quando devi scappare, non lo prendi un cavallo imponente, no, prendi una cavalla perché è leggera, non la puoi caricare di molto peso, però corre molto forte. Non si impenna, fa la brava, la cavalla è la più veloce. E forse a cavallo, di cavalle, si sono salvate diverse persone. E quando sono lì e insegnano a queste persone, ebrei o non ebrei, indifferentemente, insegnano quelli che sono segreti per loro, dicono che questi insegnamenti sono una cavalla, perché la cavalla ti fa sì che la tua mente lavori velocissimamente, anche senza studiare molta teoria. Perché attraverso la pratica tu impari velocemente. Molto più velocemente, la pratica deve essere, insomma, deve essere quella. Quindi si parla di tradizione, di tecniche che portano a dei risvegli interiori, a delle aperture interiori che non sono fatte dallo studio. Ecco perché la Kabbalah vera, sto dicendo, non quella è misteriosa. Perché se non la provi non lo sai. Perché non è una cosa che puoi solo studiare, devi praticare. Perché non è una preghiera. La differenza fra la preghiera e la meditazione, come si dice sempre, no? Nella preghiera tu parli a Dio, nella meditazione Dio parla con te. Aryeh Kaplan, che ha scritto secondo me il più bel libro di Kabbalah, finalmente è stato tradotto anche in italiano, ma prima c'era comunque in inglese perché è stato pubblicato a New York ormai 50 anni fa, no, di più, 70. Erano gli anni 50 quando lo pubblicò. Lui è rabbino, da lui dipendeva proprio l'insegnamento della sinagoga di New York, quindi non era uno scampato, era più che titolato per parlare di Kabbalah e ne ha parlato in un modo intelligente. Infatti lui è il gruppo di New York, come molti altri gruppi, sono antisionisti. Sono ebrei che erano contrari a fondare lo Stato di Israele, che è stata capiamo tutti, che è stata una cosa politica, sicuramente non religiosa. Israel, cioè l'iniziato, non ha bisogno di uno Stato, non si fa niente. Israel, che è il nome iniziatico di Giacobbe, ha bisogno di riuscire ad aprire quella scala d'oro da cui gli esseri salgono e scendono, come è scritto nel sogno di Giacobbe. Lui vede questa scala d'oro, ma questa scala d'oro, c'è un testo che forse voi non avete letto, che è Eckalot Rabbatai, che ti dice quella scala è dentro di noi. Dentro di noi c'è quella scala. Dentro di noi ci sono i sette palazzi, il regno dei cieli. Il regno dei cieli è dentro di noi, non mi ricordo mai se è il 24esimo capitolo, se è di Matteo o di Marco, perché non li ho studiati bene i Vangeli. E ti dice, cercate il regno dei cieli che è dentro di voi. Certo, ma questo lo sa un ebreo, uno che ha studiato la legge, lo sa. Da qui, poi vi potrei raccontare tante altre storie, ma non vi voglio confondere, voglio soltanto dirvi che ancora oggi sapete che a Saint-Marie de la Mer, il 25 maggio, tutti gli anni, non si cammina, perché è pieno così di Sinti, che sono una delle tue grandi famiglie degli zingari, che sono devoti alle Tre Marie, ma soprattutto a Sara, cioè la serva nera. Lo sapevate questo? Ditemi di sì? Sì, questo sì. Bene, allora capisci come in quella terra strana, che è la Provenza e soprattutto poi l'Occitania, che è stata un crogiolo di culture, perché lì c'era la cultura araba che saliva dalla Spagna dopo l'occupazione araba. Da lì c'è stata, per esempio, ancora prima dei Romani sono arrivati i Greci,
Per cui la comunicazione forte fra Celti e Greci faceva sì che questa lingua fosse conosciuta bene anche dai Celti e venisse scritta. Per fortuna abbiamo delle cose scritte, dei druidi per esempio. Mi riferisco a chi dice che non hanno lasciato niente scritto, ignoranti, non è vero che non hanno lasciato niente di scritto. Hanno lasciato, è rimasto, è stato tramandato. Allo stesso modo in questo crogiolo si è incuneata una parte essena, secondo me determinante, perché ha portato il nuovo patto, che non era la legge di Mosè, è un'altra cosa, è un patto mistico, che i catari si sono, in effetti, o albigesi, come qualcuno, cioè quelli che aspettano l'alba, qualcuno li ha chiamati, hanno portato avanti questo cristianesimo mistico, finché l'ultima crociata non ha cercato di estinguerli. Per fortuna non li ha estinti, mi viene da dire. Da questo movimento reale, mistico, perché si parla di un movimento mistico, di insegnamenti segreti in quanto mistici, ma di segreto, ma potrebbe non esserci niente, mi viene da dire, sotto gli occhi di tutti, peccato che la gente non guarda, ma non vede, o meglio, vede e non guarda davvero. Storia, come diceva anche, si diceva in Grecia, ovviamente è stato, conosci te stesso, no? Dove hai messo la verità? Nell'unico posto dove tu non cercherai mai, dentro te stesso. Esattamente, bravo, esattamente, sì, questo. Allora, è alla portata di tutti, è palese. Sì, è alla portata di tutti. Si capisce anche perché diventa segreto, nel senso che, per esempio, la crociata dei cattolici contro i catari è stata una crociata per sedare un movimento che dava più libertà alla propria popolazione. Un conosci te stesso, un regno dei cieli è dentro di te, ben interpretato, porta all'essere umano quella libertà che le istituzioni del momento che hanno potere tendono a sopprimere, e da lì nasce probabilmente il segreto. Certo, anche perché lo capiamo tutti, se laddove c'è mistica non c'è religione, non c'è niente, la libertà, quando si dice la libertà interiore, difficilissima da conquistare, è un regno difficile da conquistare, ma se la conquisti è come il libero pensiero, nessuno te lo può portare via. Perché fa parte della tua coscienza. Oggi parliamo di consapevolezza, ma non, la consapevolezza non è forse questo? La consapevolezza della realtà che porti dentro. E questo insieme di insegnamenti, di tecniche, che lasciano a ciascuno, perché la Kabbalah non è una religione, lasciano a ciascuno la libertà delle proprie conquiste interiori e a nessuno la libertà di imporre delle religioni sugli altri, questo è il punto, è uno strumento sia per il pensiero, quindi uno strumento abile, come direbbe un tibetano, un mezzo abile per la mente, che è abituata, la nostra mente è abituata che per essere intelligente deve essere razionale. La razionalizzazione significa mettere in ordine, arrivare a deduzioni, a cose che hai letto, che hai sentito, ma soprattutto di cui hai fatto esperienza, attraverso i cinque sensi. La Kabbalah, come altre vie mistiche, ti dicono, guarda che cinque sensi sono pochi, fanne almeno 7-8, apri quei sensi, ce li hai. Dopodiché la tua consapevolezza sarà più ampia. Quindi, quando è più ampia, tu potrai vedere e sentire cose che coi cinque sensi non puoi né vedere né sentire. Non arrivi. Ma non perché sei stupido, ma perché i cinque sensi sono fatti, nella perfezione del mondo, sono fatti per percepire i cinque stati della realtà più densi. La terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e lo spazio. Lo spazio ti dà la prospettiva. Quanto è distante questa sedia, quanto è vicino il tavolo? Lo spazio.
In Europa è stato chiamato Etere, perché Etere era lo spazio fuori dal sole, era la parte più sottile dell'aria. Io trovo più chiaro per un linguaggio contemporaneo parlare di spazio, preso proprio dal linguaggio dell'estremo del Tibet, dell'Himalaya in genere, che secondo me è più chiaro oggi per noi da concepire. Ma queste cinque dimensioni sono dimensioni abbastanza dense, che i nostri cinque sensi sono fatti apposta per misurarle, sperimentarle, ragionarle. E le altre dimensioni, se non apriamo altri sensi, non le percepiamo. Allora, questa che chiaramente è un'esperienza che ognuno fa per sé. Perché quando ne parla gli altri, dopo gli altri fanno quella faccina lì, come la tua, cioè fanno quella faccina lì. Io una volta ho fatto uno scherzo, un gioco in un corso, ero a Bologna. Ah, ecco, a proposito di quello che si diceva, io ho iniziato così per la cronaca, se qualcuno se lo chiede, ho iniziato ad insegnare Kabbalah privatamente a 4-5 persone nell'87, 1987, e pubblicamente, tenendo conferenze e corsi pubblici, nel 1990-91, adesso posso sbagliare di un anno, non mi ricordo. I primi articoli li ho scritti nel 91, i primi libri anche sono degli anni 90. Quindi è un po' di anni che io insegno, tra l'altro ho insegnato a molte persone che dopo in Italia sono messe a insegnarle. E mi fa piacere, cioè, non sono mica gelosa, anzi, mi fa molto piacere. Mi fa meno piacere quando vedo che scrivono delle, come dire, hai studiato poco, dovevi studiare un po' di più, hai sbagliato, però non posso dire, ormai sono grandi, non me l'hanno chiesto. E comunque diversi miei allievi sono già in pensione, questo mi ha fatto piacere, no? Vuol dire che ho arricchito la loro vita e loro sono contenti, no? Sono stati contenti. Qualcuno è già anche deceduto per vecchiaia, per dirti, no? Ho sempre ottenuto dei gruppi, piccoli o grandi. Un gruppo in particolare, che mi ricordo anche con cose piacevolissime e qualcosina meno piacevole, che è poi il motivo per cui l'ho chiusi, feci un gioco, perché ormai stavano studiando da 3 anni con me, che quindi secondo me non dico eravamo alla pari, ma mi piaceva, volevo che loro si sentissero comunque alla pari con me, liberi dalla mia influenza. E allora disse, facciamo un gioco oggi. Ognuno prende la parola e spiegate, non a me, spiegate ad un pubblico. Che ha diritto di non saperne niente, dite che cos'è la Kabbalah. Erano persone intelligenti, momento, persone abituate a stare con gli altri, a lavorare, c'era un insegnante delle elementari, c'era un manager, un grosso manager di un'azienda farmaceutica, c'era un medico, c'era persone di diverse stazioni sociali. Bene, ci credete? Hanno cominciato a dire cose strane, un po' a balbettare, non si capiva. Non si capiva niente e dicevo, ma se io sono una tipa che passo da qua oggi, voglio capire che cos'è la Kabbalah, aiutatemi a capirlo. Che cos'è? E alla fine non l'ho capito, me l'hanno detto, non ho capito. E allora da quel giorno io sul biglietto scrissi che la Kabbalah è un sistema estetico, perché alla fine questo è. Perché ti porta così vicino alla bellezza della vita che ne rimani commosso. È sotto gli occhi di tutti, la realtà è sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo la mente preparata, non abbiamo gli strumenti. Non vedi che non vedete che facciamo fatica addirittura ad aprire la porta addirittura all'intelligenza emotiva. Figurati all'intelligenza mistica. Allora, cosa accade? Accade che chi ti sente
vagheggiare di dimensioni, extra dimensioni, frequenze. Pensa che sei matto? E fin qui va bene, non importa, pazienza, c'è posto anche per i matti. Ma se poi vede che nella tua vita fai le cose che vuoi fare, realizzi dei sogni che per altri sono irraggiungibili, la tua vita è ricca, non per forza di denaro, perché alla fine è ricca di ciò che tu desideri di più, che a volte non è detto che sia il denaro. Però tutto sommato c'è un discorso di salute, c'è un discorso anche di amorevolezza, no? Allora improvvisamente, soprattutto chi soffre, chi è abituato a soffrire, considera la sofferenza la dimensione normale dell'essere umano, ti guarda con sospetto. Quando poi qualcuno, ma lì torniamo al vitello d'oro, qualcuno per avidità, per desiderio di denaro, per desiderio di molto, molto denaro, comincia a dire: io sono un cabalista, io ho la verità, io so le formule, io faccio le magie, io uso gli spiriti, i demoni, chiamo gli angeli. È chiaro che la persona che soffre magari, che non ha voglia di mettersi a studiare, che non gli interessa l'argomento mistico, ma neanche quello teurgico, neanche la magia, vuole vivere serenamente, vede questo, chi parla, per darsi un tono, no? Non dice faccio il mago della domenica, dice sono un cabalista. Allora vede la cabala come qualcosa di oscuro, ha ragione perché è difficilmente comprensibile a parole, lo vede come un esercizio di potere, perché naturalmente chi a metà strada, poi voi quanto me sapete, si parla della grande opera, no? Interiore, la grande trasformazione alchemica, ma la grande opera parte dall'anigredo, parte andando a muovere ciò che di più oscuro, profondo c'è dentro di noi. Ma quando sei all'inizio e l'allievo, diciamo, che sta studiando da qualche mese, quello che capisce è che se ha da te la formula giusta farà una camea e otterrà più soldi dal suo lavoro, otterrà un lavoro nuovo, otterrà, perché finché ci sono dei desideri, ci sono dei bisogni. Il desiderio genera il bisogno, no? Quando magari fai due passi in più e ti accorgi che quell'albedo esiste, che quel giorno della luce viene, allora ti accorgi che i desideri non ci sono più, perché tu fai parte di quella luce. Che ti manca? Perché tu cosa desideri? Quello che ti manca. Ma se tu riesci a partecipare a quella luce, non ti manca niente, perché quel che hai, farai con quel che hai. Non so se riesco a spiegarmi, perché in effetti è molto difficile da spiegare, è un'esperienza. Ma non è diversa, dunque, se qualcuno non lo sapesse, io ho avuto quella decina d'anni in cui, prima di rimanere vedova, sono stata moglie di un signore, di un ragazzo allora, che apparteneva alla cultura, alla razza e alla cultura cinese di Taiwan. Tra le altre cose che io ho imparato e ho acquisito, diciamo, da questa famiglia acquisita, appunto, questi parenti acquisiti, oltre naturalmente, vabbè, non facciamo l'elenco, il Qing, tutte queste cose, il Feng Shui, la cucina, la medicina, la medicina non da medico, quindi proprio quella del vivere quotidiano, che poi va di pari passo con la cucina e col massaggio. Però ho imparato anche ad usare degli alimenti e dei sapori che, mentre adesso li trovi anche al supermercato, negli anni 70 non li trovavi, ti arrivava il pacchetto dalla nave o in aereo. E uno di questi sapori per me incredibile era l'ices. L'ices è un frutto che qui viene trovato in scatola, quindi bollito, come si trova, anche le macedonie la vendono in scatola, no? Però uno se la fa magari. Il lices in scatola non assomiglia del tutto al lices naturale, che arriva invece nel suo rametto con la sua buccia.
lì c'è un sapore unico, perché quando provi a descriverlo, dici: il sapore sa un po' di rosa, però poi assaggi la rosa, non è quello. Il sapore del Lices è simile, come esperienza gustativa, al profumo della rosa, non al sapore. Allora, io avevo una gelatiera in casa, come hai in casa, diciamo, quando hai dei bambini piccoli che vuoi dargli le cose buone, e facevo il gelato di Lices, che mi piaceva un sacco, in realtà lo faccio ancora, mi piace davvero molto. Quando ne parlavo con le persone e dicevo, allora oggi pomeriggio facciamo il gelato di Lices, e questi mi chiedevano: ma non l'ho mai mangiato, di cosa sa? Io cominciavo: un po' di fragola, un po' il profumo della rosa, però è morbido come la pesca, ed è uguale la cavala. Se tu non l'hai assaggiata, tu non sai neanche di cosa sto parlando. Anche se io ci provo, mi sforzo, ma alla fine, sai che davvero l'esperienza mistica è un'esperienza estetica. È l'esperienza. Vittoria, su queste parole veramente io concordo tantissimo perché tante volte noi si diceva all'inizio, no? Le parole cosa significano? Non solo c'è una musicalità, però hanno anche un significato. E tante volte noi non abbiamo le parole per descrivere quell'esperienza. E quindi l'invito è sempre quello di dire, devi farne esperienza, perché non la puoi spiegare. Come dicevi tu, se è una cosa mistica, va solo provata. Noi non abbiamo parole, come dico io, di terza dimensione per descrivere qualcosa che va oltre. Proprio vero. Vittoria, che dirti? È stata veramente una lezione vera e propria quella che ci hai fatto oggi. E ti ringrazio veramente tantissimo per queste tue parole, per questo tuo tempo. Però, come sempre, io chiedo un pensiero finale su questo argomento da lasciare ai nostri ascoltatori. Beh, io auguro a tutti di, non dico con me, con altri, non importa, però di fare esperienza delle dimensioni interiori, perché potremmo scoprire inaspettatamente che la vita è molto più semplice, ma anche potente, che la vera magia alla fine è la vita. Non c'è una magia più forte. E chi ha paura dei maghi, chi ha paura delle streghe, dovrebbe andare più vicino alla vita. Innanzitutto perché quello che c'è in giro c'è molto, molto cosplay. E la realtà è da un'altra parte. Il vero mago, come ti insegnano i tarocchi, è colui che respira. Se respiri e con consapevolezza sei negli elementi, sei gli elementi. E la lingua italiana ti insegna, proprio ti insegna, non è una lingua talmente spuria, è una lingua di, sembra un patchwork, però Dio, noi lo scriviamo così, con io e la D davanti. Ma la D è quella lettera che foneticamente dice: sei tu, Dio. Sei un io fra i quattro elementi, fra la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, perché lo spazio sei tu, lo spazio te lo porti dentro. E non c'è niente che valga di più, non c'è nessuno studio che valga di più, in qualunque modo l'affronti, che non sia andare a sperimentare quello spazio dentro al quale non avrai più paura. Io lascio questo pensiero. Grazie Vittoria. Perry, vuoi dire qualcosa in conclusione? Eh sì, ringrazio Vittoria per la chiarezza e per l'espositiva che fa venire voglia di conoscere ancora di più la Cabala. E quindi quando una persona lancia i suoi input, dà la sua conoscenza e ti dà quel senso di
di voglia di conoscere, secondo me, ha colto appieno quell'essenza e si vede anche data dalla passione che ha per l'argomento. Concordo che la conoscenza è l'unico strumento come vincita della paura. Chi ha paura di magi, della magia, eccetera, l'unico strumento vero per togliersi la paura è conoscere l'argomento. Una volta che tu conosci, non hai più paura. Accendi una luce dentro di te. Grazie ragazzi, grazie. Grazie a te Vittoria, grazie a Perry come sempre e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno e come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Ciao e buona serata a tutti. Ciao a Ciao. tutti.